Subito una risposta da ricevere in sede di prefettura. Credo che questo stato di agitazione che avete creato non dia però la risposta che i dipendenti della provincia si aspettassero. Ma noi, oltre ad aver dichiarato lo stato di agitazione, ci sarà un'occupazione del palazzo della provincia, anche se simbolica, ed ci sarà un'assemblea permanente dei lavoratori sempre nel palazzo della provincia, in attesa delle risposte che arriveranno da Roma, perché questa azione che noi stiamo promuovendo qua in provincia di Salerno, di pari passo è stata promossa ed attuata in tutte le province d'Italia, perché quello che sta facendo il governo in questo momento è un'azione irresponsabile, dove nega servizi che vengono garantiti ai cittadini e mette in grossa difficoltà, in crisi, posti di lavoro che oggi sono tutelati dagli enti pubblici. Quindi questa è la particolarità. Prego. Voi dite anche no alla mobilità in particolare. Come si fa a dire no alla mobilità, visto che poi gli emendamenti parlano di mobilità? Allora, noi non è che diciamo no alla mobilità. La proposta che fa l'emendamento non fa una mobilità, mette in soprannumero il personale, cioè mette in un limbo il personale che dopo qualche mese viene licenziato. Noi invece vogliamo che venga applicata l'attuale legge che c'è, che ha fatto questo governo, il governo precedente con il decreto Del Rio, e che è in continuità, perché Del Rio attualmente è nel governo e ci sono degli atti sottoscritti da questo governo insieme alle organizzazioni sindacali UIL, CGIL e CISL per dare applicazione, quindi c'è un protocollo attuativo. Noi chiediamo che venga data applicazione a questa norma, dove prevede che i servizi che vengono trasferiti ad altri enti pubblici segua anche il personale con le risorse economiche ad assegnare a questi enti. In tal modo vengono garantiti i servizi alla cittadinanza e viene garantito il personale attraverso questa mobilità organizzata, ordinata, senza creare disservizi e danno ai lavoratori. Dato il rischio è, non so se mi potrà rispondere, che il 30% dei lavoratori di questo ente provincia rischia di rimanere senza lavoro a breve termine. Esatto, questo è, se effettivamente da quello che è a nostra conoscenza fino a ieri sera, al di là delle ultime novità che girano stamattina, che non ne siamo a conoscenza, dall'emendamento a nostra conoscenza c'è il rischio reale che il personale non trovi collocazione in altri enti pubblici e perde il posto di lavoro, se ne va a casa, ma per un semplice fatto, perché gli altri enti pubblici in cui dovrebbero andare, nemmeno loro hanno risorse e dovrebbero pagare con risorse proprie di bilancio i lavoratori delle province che andrebbero in mobilità presso questi enti. Quegli enti lo sanno peggio dell'ente provincia, cioè stanno in una situazione economica finanziaria disastrata, tutti i comuni, e non parliamo della regione Campania, perché per la regione Campania, oltre al fatto delle province, e sappiamo tutti quanti che altre questioni rispetto alla sanità pubblica, rispetto alla sanità accreditate, che c'è una forte crisi già nel 2014 e si ripercuoterà nel 2015 ulteriormente per i tagli fatti anche alle regioni da parte del governo sui trasporti, quindi voglio dire è una situazione generale con molta criticità. L'azione del Palazzo Sant'Agostino, Sala Bottiglieri e l'Ufficio della Presidenza, e tutti stanno sotto la Prefettura di Salerno per essere ricevuti dal prefetto, per dire che è una scelleratezza mettere in mobilità 20.000 lavoratori della provincia in tutta Italia, circa 350 in provincia di Salerno, applicare un istituto che è anticostituzionale poiché sono dipendenti pubblici, un governo anticostituzionale con un Presidente della Repubblica anticostituzionale che fa delle regole che sono anticostituzionali. Si vuol far pagare la scelleratezza della politica degli ultimi 20 anni e forse anche dei prossimi 10 anni tutta ai lavoratori, ai cittadini, agli utenti, alle comunità di riferimento. Qualcosa del genere non è degno di una Repubblica come quella italiana. Non passeranno, sicuramente non passeranno. Questo presidio continuerà? Presidio sotto la prefettura e l'occupazione continuerà, questo lo decidono i lavoratori. Come sono solito dire, un sindacato può dare la dignità di un attimo, la dignità di una vita la possono soltanto cercare in loro stessi. Io spero che i lavoratori abbiano da questo momento in poi, da questo giorno in poi, capito che la dignità del loro lavoro, della loro famiglia, della loro persona passa attraverso la rivendicazione della dignità di un lavoro che è dato per i cittadini, sono servizi che danno ai cittadini
una provincia che scompare e scompaiono circa 350 lavoratori, vuol dire che è un paese che sta scomparendo e non possiamo permetterlo. Mi compiaccio perché oggi è stata una bella manifestazione unitaria, CGIL, CISL, UIL. È piaciuto molto il suo intervento che ha aperto degli spiragli e delle possibilità per il futuro. Vi auguro un buon lavoro a tutti quanti, uniti come sempre, CGIL, CISL, UIL e altri. Quando si mette al centro il bisogno dei cittadini e dei lavoratori è impossibile che CGIL, CISL e UIL non possano essere uniti. Questa è una battaglia che unitariamente porteremo avanti e che unitariamente vinceremo. Grazie e in bocca al lupo alla segretaria della funzione pubblica nonché responsabile della RSU, amministrazione provinciale, Ornella Zitti. Siamo qui questa mattina perché per la prima volta nel pubblico impiego c'è un folto gruppo di dipendenti che rischia di essere licenziato dallo Stato, che parallelamente dovrebbe garantire sia i suoi dipendenti che i servizi che attraverso le sue amministrazioni offre. Siamo qui a difesa del salario, ma siamo qui a difesa anche dei servizi che il nostro ente eroga sul territorio, che se qualcuno non lo sa, riguardano la viabilità, riguardano l'edilizia scolastica, riguardano i trasporti, la gestione dei rifiuti, quindi competenze in ampio raggio rispetto a tutto il territorio provinciale. Il governo ha messo in discussione sia le nostre competenze che il nostro lavoro quotidiano. Noi chiediamo al governo, ma soprattutto alle regioni che sono direttamente coinvolte nel processo di riordino degli enti locali, di tutelare queste competenze, questo grande patrimonio di competenze che sono i dipendenti dell'ente provincia e i servizi che offre l'ente.